Beh, sono emozionatissimo, è un onore grandissimo essere qui a Locarno e poi addirittura arrivare ad un premio con il mio secondo film, è una cosa che non mi sarei mai aspettato. Però la forza del documentario forse è anche questa, che anche in un contesto in cui la maggior parte dei film erano di finzione, un documentario italiano è riuscito a vincere, per me è una fonte di grandissimo orgoglio. E sai, siamo in un periodo molto complicato a livello storico, un periodo dove ci sono un sacco di polarizzazioni, di estremismi. E quindi penso che in un contesto di questo così complicato, dove ogni persona ha un'opinione, l'esprime in modo così forte, anche in modo quasi aggressivo, penso che il cinema e il documentario sia più necessario che mai per indagare la realtà e per scoprirne un attimino i lati più ambigui, i lati più ambivalenti e che ci porti un attimino a capire il contesto in cui viviamo, anche non solo nel nostro paese, ma in un contesto sempre molto più internazionale, globale. Beh, è stato un lavoro di tantissimi anni, un lavoro in cui per 4 anni abbiamo lavorato con i ragazzi, con Jabir, con Usama e Usair, e siamo entrati nelle loro vite in punta di piedi, in modo molto lento, in modo molto graduale, per non sconvolgere l'ordine naturale del loro mondo e per farci accettare anche con la telecamera, che poi è diventata forse un altro protagonista, è diventata un altro fratello, perché la telecamera ha svolto un ruolo di quasi terapeutico per dei ragazzi abituati a non comunicare i propri sentimenti, però è stato un lavoro bellissimo in cui abbiamo condiviso sia gioie che dolori, e siamo riusciti a portare sullo schermo tutti quanti assieme, questa grandissima storia, secondo me, questa grande piccola storia, bosniaca, però europea, molto attuale, molto universale, quasi una favola medievale da un certo punto di vista. Beh, i ragazzi ci hanno sempre visto come dei fratelli più grandi, quindi i ragazzi erano curiosissimi di conoscerci e di passare un po' di tempo con noi, di non badare alle pecore per qualche ora e di giocare facendo delle riprese con il mio direttore della fotografia, con me, con il fonico. Il padre ovviamente è stato sempre molto restio a questa idea delle riprese, è sempre stato sull'attenti. Ci ha sempre messo un po' i bastoni tra le ruote, però anche con il padre negli anni siamo riusciti a costruire un rapporto quantomeno di rispetto reciproco, perché ha sempre rispettato il fatto che noi non fossimo invasivi, che non li giudicassimo e quindi siamo riusciti anche con un padre padrone, anche con un uomo così complicato a costruire un rapporto di fiducia minima. Beh sì, la paura nel documentario c'è sempre perché non sai mai dove la storia andrà, con certezza. E c'è stato un momento a metà del film, a metà della produzione del film, in cui avevamo un sacco di incertezze perché non sapevamo esattamente dove la storia stesse andando e poi avevamo paura anche per i ragazzi perché la fratellanza si stava disgregando in un modo molto, molto negativo. Noi in realtà volevamo una storia in cui il pubblico amasse questi personaggi e vivesse i loro conflitti in un modo molto, molto vicino. Quindi il documentario e il cinema del reale è sempre nervi saldi, nervi saldi per un periodo lunghissimo di tempo e quindi è quasi fisiologico che ci siano un sacco di dubbi. E un sacco di dolore psicologico e poi comunque è anche molto difficile vivere con dei personaggi che soffrono. A livello umano non è mai facile accostarsi a delle storie, quindi in un modo molto lato, però anche come regista ti assumi sempre i piccoli grandi traumi dei tuoi personaggi, perché anche se cerchi di stare a distanza ne sei direttamente coinvolto, quindi vivi le loro sofferenze. Che diventano un po' anche tue negli anni. Beh, già da un anno si è già iniziato a fare del cinema sulla pandemia, quindi il documentario in realtà assorbe e investe in tutta la realtà a tutto tondo. Quindi non ha il documentario molti problemi ad adattarsi, ad assumere forme diverse, essendo forse, a mio dire, la forma più creativa di fare cinema, o comunque più originale, quella più in evoluzione rispetto magari alla finzione, al cinema d'animazione. Quindi la pandemia in realtà ha dato un'altra opportunità al documentario di reinventarsi, di scoprire altre storie e ancora di più, appunto, in un contesto di crisi globale su vari fronti, il documentario è sempre all'altezza.